Bene ragazzi, qui sul canale, siamo qui signori, siamo qui pronti, carichi, carichi, carichissimi, dopo che Padre Martin è morto. Padre Martin è morto, mi dispiace di cuore, ma bisogna proseguire la nostra avventura, e quindi appunto trovare l'ascensore, tutto qua. Mi chiudo io le porte. Perfetto, perfetto. E siamo tutti a posto. Ho perso un po' il conto, sì. Perfetto signori, si riparte alla grande. Si va qua, perfetto. E questo signore è l'ultimo episodio di Outlast. Comunque ringrazio tutti. E a questo momento chi ha seguito la serie o meno, ma guarda, è una serie fantastica. Merda. Te pareva. Ma ti pareva. Oh merda! Porca puttana! Oh merda, mi sta alle spalle! Oh merda! Via! 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 Oh merda, non mi vede più, ma è proprio un idiota, dove cazzo vado? Ok, andiamo qua, perfetto, perfetto. Ma è un idiota incredibile, no? Non mi ha visto, vabbè. Oddio, ma come mai? Raga, è un mostro strano a posto, perché prima non c'era questo. Quindi poi siamo andati in questo gioco, da un momento all'altro, in un paio di ore, un paio di minuti, cambia la situazione in questo gioco, veramente tantissimo. Veramente fantastico gioco. Un gioco fantastico. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Lui non c'è più. Quindi va bene, signori. Ecco la Molkov di merda. E niente, andiamo con l'ascensore e andiamo. Noi abbiamo messo piano terra, no? Ma poi guardate cosa succede. Paf. Ringraziamo Billy, signori, Wall Rider, che non ci lascia andare a casa. Niente, ci sta portando un piano basso. Sottoterra. Nel sottoterra dobbiamo scoprire ancora altre cose. Cerca un'altra via d'uscita, perché guardate dove arriviamo, signori. E questa sarebbe la tana, diciamo, segreta della Molkov, dove facevano, diciamo, gli esperimenti, dove lavoravano staff, eccetera eccetera, veramente. Però guardate cosa ha fatto tutto il Wall Rider. Guardate sta roba. Un moderno Prometeo di Mary Shelley, pubblicato nel 2015, citato è stato nel capitolo 23. Uomo che dai, quanto signorante nel suo orgoglio di saggezza, smetti e non sai di cosa parli, ne andai a casa arrabbiato e agitato e mi ritirai a meditare su qualche altra via d'azione. Quindi così, signori, tutto questo ha fatto il Wall Rider. Niente, noi dobbiamo provare a fermarlo, perché
sta facendo un grosso casino, nemmeno le forze speciali abbiamo anche visto all'inizio capitolo, quindi in realtà non fa quando padre malati non ci lascia andare a casa, che nemmeno le forze speciali non riescono a fare niente, e io adesso mi interrompo per qualche secondo. Ok, signori, eccoci indietro, una chiamata molto dal lavoro, ecco. Ma niente di che, solamente per le prenotazioni campi da tennis, ma tutto qua, niente di che, mamma mia, guarda. Nella prossima nostra avventura, ragazzi, perché oltre la passione di tennis, oltre la passione di essere uno sportivo, oltre una passione tantissima nello sport, c'è anche e soprattutto la passione ai videogiochi horror e nei film horror, quindi diciamo un po' tutto horror mi interessa tantissimo in questi ultimi anni, veramente l'horror. Allora, vediamo un po'. Allora, vedi questo messaggio di meno è fico nel meno è fico proprio qua dentro, ecco. Però purtroppo non lo posso buttare via, me lo tengo con sé, ecco, proprio questa è una brutta realtà. Delivery exit, signori. Delivery exit. Wow, fantastico. Niente, parlavo che sì, sono del fatto che c'ho anche tante passioni nella vita, quindi ci sono diverse categorie diverse, no? Ci sono persone che veramente amano il gaming, o persone che amano lo sport. Aspetta un attimo. God, you left my son. Padre Martin, numero uno. Lì è l'uscita. La porta è là, la luce è là. Il sole è là. Tutto pronto. Bisogna solo venire. Cosa hai fatto? Vediamo un po'. Delle pillole. Allora, vediamo un po'. Vai, vai, giusto, vai. Mark for Granite Engine. Cazzarole. Tutti i calcoli. Perché cosa dico? Me ne fotto di questi calcoli. Andiamo a fare in culo, dato qua. Quindi una bella passione avere. Secondo me è una bella cosa avere. Più cose in comune come hobby. Perché secondo me questa fantastica combinazione, no? Se ovviamente ti piace, poi non è che per forza deve piacere tutto, Allora. Merda. Tutto morti qua. Però non c'è nessuno, blocco là. Voglio dare exit, signori. Avviciniamoci un po' malamente. Ecco. Se pareva. Oh merda. Via. Tanto non ci fa un cazzo sto qua, perché è lontano. Merda. E che cazzo vuoi? Oh merda. Fate gli scherzi. Sto chiuso la porta. Merda. Mi era prima aperta sta porta. Ma che cazzo. Sì, grande, Wall Rider! Ma la pezzi! Spaccalo me! Ecco, oddio! Mamma mia, tutto si registra, Ecco così, dai, che se lo vede! Oh merda! Oh cazzo! Quanto cazzo è forte il Wall Rider! È troppo forte! È troppo forte il Wall Rider, signori. Non c'è che dire, non c'è verso. Sta spaccando tutti. Che cazzo è qua? Ascoltiamo. Sono vecchio ed esperto, ma in qualche modo sono unico esperto, soprattutto grazie a Billy. Of Billy.
Dipende qua di me, ha rimosso un cancro del mio stomaco, mi ha sistemato gli occhi. Forse crede che io sia suo padre, una cosa certa, quel povero dietro mi vuole bene. Idiota. Sai cosa significa questo simbolo? Significa pericolo, nanotecnologie, macchine microscopiche, tecnologie che possediamo nel cinema, che non siamo mai riusciti a padre giornale? Namurko fu scoperto la soluzione della mia ricerca, un modo per creare molecole e bla bla bla. Trasformare le cellule del corpo umano in nanofatto. Per natura le cellule producono molecole, grazie all'indirizzamento psicologico generiamo esattamente quelle di cui abbiamo bisogno, la mente e pensare al corpo. È stata una follia, un errore pensare di poter controllare il processo, di poter fare dei passi per creare qualcosa di così potente, ma non sono riuscito a frenare la mia curiosità, sono umano, ho dovuto provarci. Sapevo che c'erano dei sostituti, ma non ho resistito, devi fermarlo, devi uccidere Billy. Sa che il supporto già era nel sedia, devi riparare il mio errore. Finché sarà vivo nessuno potrà uscire di qui, devi ucciderlo. Cerca Billy nel laboratorio principale. A quanto pare, signore, sto capendo che Billy e Overlady sono... No, si è aperta una porta. Billy e Overlady sarebbero le stesse persone. Billy è in modalità di coma. In coma, scusate. Però è controllato da Wallrider nel stesso tempo, per quanto mi riguarda. Ecco, c'è qualcosa? Allora c'è qua, merda, non c'è niente. È una brutta sensazione, ragazzi, perché sono così, questi posti qua sono messi apposta e... Oh merda! Via! Non dove cazzo sono andato? Oh merda! Merda! Oh porca puttana! Mi ha preso la porta, coglione! Scappa, scappa! Merda! E mi ha visto. No! vabbè. Ma sono un idiota. Ho fatto le cazzate come su FIFA 11, che si vedeva le cazzate. Cazzate, FIFA 11 è un bel gioco. Allora, dove cazzo dobbiamo fare? Andiamo così, perfetto. Dobbiamo seminare per quanto riguarda. Oh merda. Porca puttana. Oh cazzo. Oddio. Non è una buona idea. Non bisogna star così a attaccare le porte. Troppo pericolosa è questa bestia. Questa cosa mi assomiglia un po' a Minecraft, eh. Merda, è entrato, merda! No, ma non devo fare queste cose, non è di matazza. Pensa, cazzo. Si fa cazzate, signori. In bagno non è una buona idea, perché lui ci vede. Io già qua.
Merda. Oh merda. Dio, dai, 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 dai. Grande. Bravissimo. Dai. Dio. Via. C'è tutto, perfetto. Non c'è niente, non c'è niente. Perfetto ragazzi, perfetto ragazzi. Stiamo salendo. Merda, mi ha già visto. Adesso sarà qua, eh. Ecco, ti pareva, ti pareva. Tutto bastardo. No, chiuso, chiuso. Anzi, è rotto. Vai, 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 vai. Oddio, stiamo entrando. Stiamo entrando. Siamo entrati, non stiamo entrando, siamo entrati nella base principale della moto. Dove si svolgevano. Scusate raga, ma problemi di audio qua. E qua si svolgeva tutto. Chi la vado dei segreti di così via. Allora, vediamo un po'. E infatti non va. Non va, non va. Questa roba va. Prima di manutenzione cambiare del motore morfologico. Per evitare il ferimento del paziente è necessario ispezionare ogni giorno tutti i sistemi vitali della biocamera. Sistema vitale 1. Il perfluoro carbonio, ossigenato arricchito dei riserve di fluidi di supporto vitale, deve scorrere continuamente e va sostituito nel corso del trattamento. Il perfluoro carbonio ossigenato è anche anestetico, quindi qualsiasi interruzione nella somministrazione potrebbe causare al paziente un dolore sufficiente a invalidare l'esperimento. Sistema vitale 2. La presenza costante di corrente elettrica è assicurata dal generatore del carburatorio sotterraneo. Cazzo, neanche non so leggere più. È necessario confermare ogni ora che il generatore sia alimentato del carburante, che sia perfettamente operativo, e poi il sistema 3. L'eventualità catastrofica di avaria dei sistemi vitali 1 e 2 si attiverà la procedura di emergenza della biocamera per garantire il supporto vitale localizzato fino all'arrivo dei tecnici, disattivando la procedura di emergenza se il paziente muore immediatamente. E fin qui ci siamo. Non è che bomba, ho capito. Oddio. Questo è Billy, signori. Porca puttana. Povero Billy, cioè, in teoria è morto, no? Però sua anima sta lavorando in maniera pazzesca. Proseguiamo, signori, apri sta porta qui, voilà. Infatti non mi se non dai miei consigli almeno dal mio esempio quanto sia pericolosa l'acquisizione della conoscenza e quanto è più contento quell'uomo che crede che la sua città natia sia il mondo di quello che aspira a diventare più grande quanto la natura gli permetta. Tutto qui. Tutto qui. Ma che cazzo? Mi ha fatto venire qua per... Ma eccola, Valor. Eccola.
Non c'è la valvola. Stacca la corrente al generatore del laboratorio. Adesso dobbiamo ancora distaccare la corrente, a quanto pare. Sì, ma dov'è? Non c'è. Via, 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 via. No. E bisogna andare per quella, eh. Una batteria, tanto utile in questi momenti. Vai. Avanti come un treno. Vai. Perfetto, 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 perfetto. Oddio. Sta arrivando. Oddio, quante scale. Mamma mia. Ma è grandissimo, sto qua, cioè non la farei mai. In questa velocità, oh. Sei pazzo. E ancora a saltare. Mamma mia, quanta cazzo di forza lì. E ancora a saltare. Oddio. Via, 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 via. Mamma mia. Super scale. Non girarti, non girarti. Perfetto. Che cazzo dobbiamo andare? Ok, perfetto, perfetto, vai. Distacchiamo. Va, così a random. Mi ritira la procedura di emergenza della biocamera di video. Ok, adesso bisogna fare l'importante qua. Basta, non mi va più di leggere, è super. Bisogna solamente fare una cosa, poi Billy e quella lì sono morti. Oddio, dove cazzo si cade? Oh! No, merda, oh, cazzo, oh merda, 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 ci sta spaccando. Mamma mia, è cascato da più di 30 metri, oh, quanto cazzo era. E c'è ancora la forza di correre. Oh merda, ma si è spaccato le ossa, oh. Infiltrati, bravissimo. Grande, vai. Merda, non si può saltare. Vai. Così, così cazzo, non ce la fa più. Vai, grande. Ok. E adesso finiamo, signori, perché è finita. Con me. Oddio, non è finita, no? Non è finita qua. Adesso si è incazzato. Oh, porca puttana. Aia, 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 ci ammazza adesso. Porca puttana. Tutte le costole. Dio, Dio, ancora vivo. Strano. È finita. Dimmi che è finita, dai. È finita la sofferenza. È morto Billy. Billy è morto. Nuovo obiettivo, esci. Sì, Billy è morto, raga. Quindi guardare non c'è più in teoria. È finita, raga, è finita. Questa storia che è accaduta
questo manicomio di Mortimer Sykes. Dopo questi tutti esperimenti di merda della Murkoff, perché la Murkoff è tutta responsabile, perché questi non sono zombie, alla fine sono esseri umani che avevano problemi psichici, ma questi della Murkoff che hanno comprato, o diciamo preso in affitto questo manicomio, hanno fatto questo laboratorio qua e hanno fatto esperimenti su questi pazienti malati. E questi pazienti che soffrono, pazienti che se ne accorgono a quello che gli hanno fatto, quello che è stato successo, e perciò sono anche aggressivi, non è che... Quindi, signori, siamo vicini, la racconteremo tutti questa storia, ma bisogna solo uscire. Non ce la fa più. Oddio. Ecco. E adesso sparano a me. È un comando questo. Ecco. È un comando di quel coglione. Sei il nuovo ospite. Il nuovo ospite sarà Outlast. Non si dove, signori. Perché qui finisce Outer normale. Forse poi così, ragazzi, diciamo in un senso, questo tizio qua, serie hotel, ci ha fregato, anzi gli abbiamo fatto un favore, non si sa ancora quale, perché è ancora un mistero, resta ancora una cosa anonima, ma ha dato l'ordine ai militari che mi sparano, ma noi non siamo morti, signori, non siamo morti, perché in Outer Twisted Dove noi ci rivediamo il più presto possibile, magari adesso in 2 giorni di pausa, e niente, proseguirà questa serie fantastica Outer Twisted Dove, si riparte da là, quindi non si scappa a casa, e adesso cambiano tantissime cose, ragazzi, che non è, magari quelli che non hanno mai giocato a Outer, mai l'ha guardato, non me lo aspetterete, ma succederà tantissime cose, cambiamenti incredibili veramente. Spero che sia piaciuta questa serie, lasciate ovviamente un mi piace, grazie per il sostegno, grazie per il supporto, noi ci vediamo ovviamente al prossimo video.